se fai una cosa bella tu e prendi tanta gente, non ti devi innervosire, perché sono 1000 persone stasera. Sono onorato di avere tanti ospiti, tantissimi ospiti, che si accavallano. Fate due alla volta e tre alla volta. C'è gente che se una persona si è preso un vassoio di frittura. Ma anche per casa. Anche per casa. Quello c'ha il cane, non ti dimenticare. Tu questa sera sei a Nocera. Tra qualche settimana ti trasferisci a Las Vegas. Sì, fra pochi giorni faremo New York, Atlanta e Las Vegas. Andremo a dare un nostro contributo all'associazione Pizzaioli Napoletani a fare questa magnifica esperienza anche in America. Non ti fermi mai. Mai, mai. Ma colgo l'occasione per annunciare a tutti quanti che fra poco arriveremo alla capitale. Roma, Fontana di Trevi, è là che ci aspetta. Allora, noi, questa è un'attesa, questa è un'altra novità. Lo dico io, il pizzaiolo del presidente, Napoli centro storico, oggi a Nocera Inferiore, tra poco a Roma. A Roma, sì. Perfetto. A Roma, va bene, grazie mille. Sono qui con il vice sindaco di Castel San Giorgio. Lei ha mangiato la pizza? Sì, un'ottima pizza, genuina, è la prima volta che ci affacciamo a questa bella inaugurazione. Speriamo che mantenga il pizzaiolo e l'ambiente questo stile di grande calore, accoglienza e soprattutto prodotti genuini. Ecco, lei lo sa che esiste un disciplinare della pizza, STG, specialità tradizionale garantite. Sono tutte le cose belle che abbiamo in Campania. Sì, noi dobbiamo capire che la cultura ed il turismo sono i cardini su cui la nostra provincia, Salerno, il nostro agronocerino deve imperare, perché abbiamo delle peculiarità che ci invidiano, come la mozzarella, come la pizza, come la pasta. Io voglio dire, per esempio, a Castel San Giorgio c'è il pastificio Vicidomini, che ha compiuto 200 anni ieri. Quindi, per dire che noi abbiamo dei prodotti e la pizza è veramente un elemento e un alimento sano. Io spero che questa sera veramente questa pizzeria del presidente possa aprire un nuovo corso nel nostro agronocerino, perché veramente è fantastico. Io dico ancora un'altra cosa, che noi dovremmo, noi campani, volerci più bene. Lei che dici? Sono fondamentalmente un meridionalista, io dico che ci dobbiamo volere bene per l'unità, spero soprattutto in questo momento si lascino da parte soprattutto le diatribe interne e si guardi al bene della nazione, come ha detto il Presidente della Repubblica. Grazie mille, grazie a lei, grazie a lei. Roberto S. in versione, perché sta qua? In versione di appassionato della pizza, ma soprattutto lo so. Amico di Enzo Cacialli, per fare gli auguri per questa nuova avventura al pizzaiolo del presidente. Se ti chiedessi una testimonianza su questa pizza, com'è? La pizza del presidente non ha bisogno di presentazioni, chiaramente è una delle pizze più buone di Napoli, è un successo che merita, un successo che si tramanda da parecchie generazioni e finalmente insomma è anche sta esportando il suo nome anche da Napoli, fuori da Napoli. E tu lo sai che tra qualche giorno parte per Los Angeles, adesso è qui a Nocera, è a Napoli domani e tra qualche settimana in America. Insomma diventa... Scusate, scusate. Ecco, al volo. Ecco qui. Allora, buon croquet. Buon croquet e ovviamente in bocca al lupo al presidente, tanti successi. Qui uno dei soci, Giovanni Castaldi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ricordiamo l'indirizzo. Allora, noi siamo a Nocera Inferiore, via Martinez y Cabrera, numero 2024. Lasciamo anche un infoline perché so che fate anche pizza a domicilio. Sì, noi puntiamo molto sull'asporto e sulle consegne a domicilio, quindi per chiunque sia interessato ad assaggiare la nostra pizza tra le proprie mura di casa, il che è un fatto specialissimo, perché avremo la pizza napoletana a casa a Nocera Inferiore, per chiunque sia interessato il numero della pizzeria è 081 517 2305. Per chi invece fosse interessato a spedirci una mail con i servizi, diciamo, telematici, l'indirizzo è il pizzaiolo del presidente @yahoo.it. Lo ripeto, il pizzaiolo del presidente @yahoo.it. Vi aspettiamo perché siamo ansiosi di soddisfare tutte le vostre richieste e questa per noi è una grande sfida, riuscire a portare la cultura della pizza napoletana di Enzo Cacialli e del suo meraviglioso staff qui a Nocera Inferiore e nei dintorni, in tutto l'agronocerino sarnese. Per noi è un onore ed è un servizio che siamo orgogliosi di offrire a tutta la popolazione. Ma è possibile farla arrivare anche da me a casa mia? Verrò io personalmente a portarvela. Ti ringrazio, è una cosa bellissima, però diciamolo che è uno scherzo, perché certamente è una cosa bellissima. E quindi saremo orgogliosi di soddisfare quanto più possibile richieste, anche a Napoli, arriviamo dappertutto se volete. Perfetto, allora noi ci salutiamo, però restiamo sempre in contatto. Contatto, grazie.
Ed eccoci qui, Enzo. Enzo, raccontaci di quest'altro tuo cliente storico, vero? Allora, lui non è un cliente, ma è un mio grandissimo amico da tantissimi anni. Lo vorrei presentare io, che è Gennaro Montuori, alias Palombello. Il resto lo dici tu. Intanto buonasera. Poi tra Nocera e Napoli c'è un feeling, perché Nocera praticamente è innamorata del Napoli. In Serie B abbiamo seguito le sorti della Nocerina, ci auguriamo che possa ritornarci, perché veramente è una piazza che ha sempre sostenuto il Napoli, abbiamo sempre trovato dei tifosi che adorano il Napoli, e questa è una cosa bella. Ma poi al di là dello sport, penso che lo sport debba essere tutti amici. E da tutti io sono felicissimo di essere qui, ho avuto il piacere oltre ad Enzo di conoscere un altro amico che è Giovanni, che lo convertiremo come tifoso del Napoli, ci siamo riusciti quasi. Con si fa Napoli? No, vabbè, comunque è simpatizzante anche del Napoli, l'importante. Non è che non ti fa proprio, ha due squadre, il Napoli è un'altra squadra che noi diciamo, però diciamo, sicuramente ce lo portiamo con noi attraverso l'amicizia. Però intanto io gli faccio gli auguri, perché questo è stupendo, questo locale lo hanno realizzato in un modo diverso dalle altre pizzerie. Sì. Io vivo la pizza tutti i giorni a Napoli, quasi la mangio, l'80% la mangio da lui. Siamo andati anche con Lavezzi, con Maradona e con altri, però sì, anche qui sicuramente arriveranno dei personaggi. Però mi fa piacere, perché Enzo è una bella famiglia, Loredana, le figlie sono tutti tifosi del Napoli, e poi anche Giovanni è un amico, ho avuto il piacere di conoscerlo stasera, è veramente una bella persona, un ambiente molto bello, molto fine, tanti amici, ma soprattutto questo colore che fa innamorare i clienti. Vabbè, insomma, una bellissima struttura aperta finalmente al pubblico di Nocera e anche agli altri paesi vicini e lontani. Ma il Pizza Hall del presidente non poteva essere che un grande successo. Cioè, quando mangiamo margherita a Napoli, devi andare a Napoli. E a due presidente, è più bello. Dal presidente, ecco, parole sante, santissime, anzi. Va bene, noi ci salutiamo, però restiamo sempre in contatto, amici. Ciao, ciao contatto. Ed eccoci giunti al termine di questa magnifica serata, il momento tanto atteso, il taglio della torta, siamo pronti? Allora, eccoci qui, tagliamo, augurissimi! Prima di fare il brindisi, volevo ringraziare prima mia moglie, le mie figlie, nonché l'avvocato e Veronica, il mio staff e a tutte le persone che ci sono state vicine in questi momenti. Che le nostre famiglie possono diventare grandi e per dare tanto lavoro a tanti nuovi operai. Al lavoro nuovo! Auguri! Complimenti! Ed eccoli qui, augurissimi ancora la pizzeria. Auguri! Facciamo un applauso! Col cuore per davvero! Ci siamo tutti, una grande famiglia, siamo prontissimi per un altro brindisi e augurare al meglio questa pizzeria. Auguri! Noi ci salutiamo dalla pizzeria Il Pizzaiolo del Presidente a Nocera Inferiore. Vi ricordo sempre di visitare il nostro sito www.contattotelevision.tv, aggiungeteci su Facebook Contatto Television Napoli 2. Da una gentile veramente tutto, un bacio e al prossimo servizio.